Ciao, Ecco. quanto... Mezz'ora, 40 minuti. Marina, Però non vi sento più. stai facendo? Sì, io ho Anna, non ti sentito... sento più. Non ti... Ecco, adesso sì. Io ci sono, io ho sentito, come dire, lo squillo, ecco, sento Marini, eccola, ecco Valeria. Ciao Valeria. Bene, Come stai? Anche tu? Che piacere rivederti. per me, veramente tantissimo, sono contentissima di questo tuo, di questa tua masterclass di oggi e soprattutto sono molto contenta perché tu sei sempre stato molto vicino a questa manifestazione, ci hai sempre seguito. E sei venuto al castello alle serate di gala, abbiamo dato il tributo a Carlo, ti ricordi a cinema? No, no, benissimo, benissimo. Mi Quindi ricordo stato... tutto, guarda. Non sono ancora rincoglionito. io lo dico a voce alta anche per dirlo ai ragazzi che sono presenti, perché poi in quella serata ovviamente non è che era aperta a tutti, quindi è stata veramente una serata molto toccante, molto bella e oggi siamo qui a parlare con te di un'altra bellissima esperienza, diciamo bellissima, difficile immagino, più che bellissima, faticosa, perché questo... Va bene, ho capito tutto ditemi voi quando possiamo iniziare, lo faccio con grande piacere. Allora, se i ragazzi, buongiorno Anna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi dica lei se i ragazzi più o meno sono quasi tutti collegati, così in attesa che... Si stanno collegando nel frattempo, magari. Possiamo, Valeria, puoi dire un po' come sta andando il galà? Diciamo, diamo altri 3-4 minuti ai ragazzi che stanno entrando, come si Allora, dice in... scusami Anna, scusa se ti interrompo, Anna. Allora, se sono 3 minuti, siccome devo silenziare il telefono e mandare due o tre messaggi, mi fa... Allora usali, Io assolutamente. sono legato molto a Fabrizio, che è il primo con il quale ho parlato, siccome lo Sì. vedo, quando voi pensate di... Siccome ho le cuffiette, Le quando, auricole, sì. fammi dei gesti da napoletano Ti che io faccio dei... capisco, Ok. capisco che posso cominciare, va bene? Sì, guarda, calcola 3 minuti, il tempo che Valeria ci racconta Va un bene, po' ecco, il calò. il destino di questa masterclass, come la chiami tu, è nelle mani di Fabrizio, va bene? Perfetto, va bene. Altra 3 minuti, allora. Devo dire una cosa che queste modalità per connetterci un po' tutti sono veramente... difficili, forse per voi ragazzi è più facile perché è il linguaggio che avete imparato probabilmente da quando siete Vale, nati, scusa, o... posso parlare mentre con invece per noi è veramente difficile, cioè è veramente difficile, insomma fatichiamo non poco per riuscire a connetterci, infatti Maridì, Vice Domini, adesso è un attimo in difficoltà per connettere, ma sono le difficoltà che purtroppo internet e tutte queste piattaforme ci procurano. Ciò nonostante, noi ci siamo presenti con tutti i nostri appuntamenti, come diceva la professoressa Bisogno, abbiamo organizzato questo evento online quest'anno necessariamente. C'è stato un primo incontro, come forse sapete, con Iaia Forte, che ha tenuto questa masterclass insieme a Marco Spagnoli, il direttore artistico della manifestazione. Il Galà del Cinema e della Fiction, per chi non lo sapesse, è una manifestazione che è nata per valorizzare quelle che sono le produzioni cinematografiche e televisive girate in Campania. La Campania, soprattutto in questi ultimi anni, è veramente un set a cielo aperto. Vedete per strada tutti questi camion che appunto sono proprio la testimonianza di questo audiovisivo che si muove, di questi film, di queste fiction che Napoli ovviamente produce e quindi di questo ne siamo molto contenti e questa cosa va raccontata. Quindi c'è una giuria di 10 membri autorevoli
tra cui Valerio, il giornalista Valerio Caprara, Titta Fiore, la presidente della Film Commission, Iago Garcia, Enzo Sisti, che è un produttore esecutivo che porta le grandi major tipo Mission Impossible piuttosto che 007 a girare qui, ha seguito quella di Matera. Titta Fiore l'ho detto, Enrico Magrelli, Tonino Pinto, che è un altro famoso giornalista, insomma ce ne sono tanti veramente, di Vanni Fondi, un altro giornalista del Corriere del Mezzogiorno, sono tanti autorevoli personaggi che hanno votato le migliori fiction e i migliori film drammatici e i migliori attori e attrici nelle serie in concorso. Quindi sarà un evento veramente interessante da seguire domani alle 18 sul sito di www.galacinemafiction.com. Vi collegherete direttamente, ci sarà Maurizio Casagrande che presenterà la manifestazione come ogni anno, e sarà sicuramente un evento diverso, probabilmente pure più veloce, ma perché i tempi di internet lo richiedono, e quindi si darà il via a questa serata di premiazione. Durante la settimana ci sono stati degli incontri, oggi alle 18 ci sarà un altro incontro su Zoom con lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, autore di grandi fiction, tra cui I Bastardi di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi, che è in montaggio, parlavo l'altro giorno con Alessandro Dalatri, che è regista, lo sta montando, quindi tra poco vedremo anche questa nuova serie TV sempre ambientata a Napoli. E abbiamo avuto ieri una diretta Instagram con Ludovica Nasti, la piccola dell'amica geniale, che è stata molto, molto carina, devo dire, molto spigliata. E poi abbiamo avuto anche un incontro con Veronica Mazza, che ha parlato un po' di quello che è lo scenario degli attori, che devono essere, come dire, in qualche modo tutelati anche loro in un albo, perché è una professione fare l'attore, mentre prima diciamo lavoravano tutti, nessuno si è creato il problema. Oggi anche fare l'attore è una professione che va inserita in un albo, e bisogna che questo mestiere sia anche tutelato da un punto di vista previdenziale, eccetera, eccetera, anche perché il periodo, per esempio, la necessità si è posta oggi, in quanto il periodo è quello che è, e giustamente tante persone non stanno lavorando. Per cui tante tematiche affrontate, domani mattina ce ne sarà appunto un'altra con Pappi Corsicato, che finalmente terrà la sua masterclass alle 10, e poi appunto la sera alle 18 ci sarà la premiazione. Anna, dimmi tu se possiamo iniziare, così diamo il via. Sì, possiamo iniziare. Libero Enrico. Enrico. Direi, eccomi, Enrico, ecco. Eccoci. Allora, Enrico, allora adesso tocca a te. Fabrizio mi ha tradito perché non lo vedo più. Fabrizio. C'è, Fabrizio. Allora, buongiorno. Sono riuscita a entrare, Anna. Ecco. Ecco qua. Marini, ciao. Adesso, ciao, stiamo per iniziare, però ovviamente... Perfetto. Allora, Enrico. Sì, vado. Vai. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Noi già da un po' che siamo collegati, ho già parlato con alcuni di voi. Mi è stato chiesto di raccontare l'esperienza del film che ho fatto, che ho realizzato, Lockdown all'italiana, che è un film un po' speciale effettivamente. Ora, io sono abituato a fare tante lezioni nell'università in generale, e qui cerchiamo di rimanere nell'ambito, non dico di una masterclass, ma di una chiacchierata. E vi chiedo anche, con piacere, se qualcuno ha poi delle domande da fare, di farmele, perché se posso rispondo, se il tempo ce lo permette. Allora, grazie a Valeria, perché c'ho un ricordo meraviglioso sia di quando sono stato premiato, sia di quando sono venuto da voi, e è una bellissima manifestazione che dà dei riconoscimenti a dei talenti che ogni anno si avvicendano sugli schermi per raccontare delle cose. Credo che il cinema, la televisione, la mission sia proprio quella di raccontare. Poi si può fare bene o male, perché attraverso il racconto
si impara attraverso l'incontro, attraverso il racconto, si emoziona, attraverso il racconto si fa riflettere, si distrae, si può far indignare, si può far entusiasmare. È una specie di Giano non bifronte ma a mille teste. Il racconto è qualcosa di fondamentale. E sta scomparendo perché per colpa della tecnologia che tanto ci aiuta, però tronca degli arti della comunicazione in maniera decisiva. Vale a dire, questo racconto bisogna salvaguardarlo, perché nella vita quotidiana lo abbiamo mutilato, lo abbiamo ridotto a qualcosa di spregevole spesso. Non si scrivono più le lettere, ci si comunica in maniera ossessiva e delirante, per cui salvaguardare quello che è il racconto con la R maiuscola è fondamentale. Detto questo, non voglio entrare in merito, vi racconto invece io, vi faccio un piccolo racconto di quella che è stata la mia esperienza durante il parto, l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione di questo film. Allora, torniamo indietro, riavvolgiamo la moviola e siamo a marzo, e in Italia scatta il lockdown. E io mi ritrovo a casa con mia moglie, che da una parte è una cosa bellissima, dall'altra è drammatico. Per fortuna ho una casa abbastanza grande e sono abituato a lavorare molto. Nel corso della mia vita ho sempre lavorato tanto e ho cominciato a prendere proprio all'inizio, i primissimi giorni, qualche appunto, che erano appunti. Io tengo un diario, per cui c'è un diario che può essere talvolta buffo, talvolta drammatico, talvolta malinconico, talvolta riflessivo anche. Ma quasi subito, dopo 2 o 3 giorni che il mio diario si riempiva di annotazioni su quello che stava accadendo intorno a noi, era un'esperienza nuova per tutti, io la vivevo come tutti, con un po' di paura, anche interesse, con rassegnazione e anche entusiasmo per vedere cosa sarebbe successo al di là della tragedia nella testa delle persone, perché chi fa il cinema deve cercare di guardarsi intorno e di capire quello che sta accadendo. Il cinema deve cercare di capire 5 minuti prima quello che sta accadendo, perché questa è la funzione del cinema: raccontare 5 minuti prima quello che un anno dopo andrà in televisione e che verrà digerito dagli altri con una certa calma. La bravura di chi fa il cinema è di rendersi conto subito di cosa sta accadendo. Allora, io, siccome sono nato in una famiglia di cinema che parte da molto lontano e ho vissuto all'interno di quello che è la costola forse più importante del cinema italiano, che è la commedia all'italiana, perché la commedia all'italiana, io non è che faccio solo commedie, però sono nato all'interno proprio di una famiglia che faceva i film con Totò, con Sordi, con tutti i grandi di allora, e sono cresciuto in mezzo a loro in maniera semplice, così come era semplice il cinema allora. E la commedia italiana è sicuramente il genere di racconto più forte che abbiamo avuto dal dopoguerra ad oggi. Per capire l'Italia, se si proiettassero nelle scuole, cosa che non si fa, 25-30 film della commedia italiana, si farebbe un'opera di bene vera con la B maiuscola, perché attraverso la commedia italiana si capisce questo paese. E chi lo ha fatto in maniera non egregia, superlativa, anche perché erano dei talenti assoluti. Non solo i grandi registi, ma i grandi scrittori di cinema, i grandi sceneggiatori del cinema italiano, i grandi attori e moltissimi scrittori importantissimi della letteratura che affiancavano le truppe del cinema. Quindi all'interno del gruppo dei sceneggiatori c'era gente come Flaiano, come Moravia, come Arpino, come Bevilacqua, insomma, tanti, ne cito solo pochi, ma insomma, i grandi scrittori si sono accorti che il cinema raccontava molto bene questo paese. E la commedia vive di pregiudizi, spesso ideologici anche, e ha avuto in Francia dicono il mauvais press, una cattiva stampa, è sempre considerata un genere un po' minore, in realtà non lo è. I grandi capolavori che rimangono del cinema italiano sono soprattutto i film della commedia italiana. E Flaiano diceva: con il tempo quasi tutti i film drammatici si avviano a diventare comici. Aveva ragione. Il drammatico ha passato 1, 2, 3, 5 anni dal punto di vista proprio espressivo, per questione di tono si invecchia,
a parte i capolavori naturalmente, mentre la commedia no, perché le cose che fanno ridere nel 1949, ma fanno ridere anche oggi, nello stesso modo addirittura prima. Qual è la grande differenza tra la commedia italiana, scusate se faccio questo pippone iniziale, ma è importante, della commedia italiana rispetto alle altre commedie? Ci sono tante commedie in giro per il mondo, c'è una commedia francese, per esempio, che nasce dal vaudeville francese, per cui dal teatro francese di boulevard, e sono dei meccanismi infernali e meravigliosi in cui c'è un uomo che sta con un amante, arriva la moglie, si nasconde l'amante sotto il letto, poi arriva il marito dell'amante, ed è questo meccanismo formidabile, che è proprio il vaudeville, che caratterizza il cinema francese. Sono delle storie basate soprattutto sul meccanismo e poco sull'approfondimento psicologico dei personaggi. Poi c'è una commedia inglese che generalmente è black, nera, la signora omicidi una per tutte, no? Loro fanno dell'umorismo sui morti, sugli omicidi, e sono formidabili in questo. Poi c'è una commedia spagnola che è più grottesca, sale di tono, non è mai realistica, è sempre un po' grottesca. C'è la grande commedia viennese da cui nasce quasi tutto, che era quella di Lubitsch, di Billy Wilder giovane, che è la commedia invece dei grandi ambienti, dei ricchi, dei re, dei granduchi, la mette l'Europa e tutta la potenza, che poi quando proprio Lubitsch, questo gruppo di ebrei mitteleuropei, andarono a vivere negli Stati Uniti, inventarono di fatto la commedia sofisticata, la sophisticated comedy americana, che è quella di Sabrina, quella di Arianna, quella di... Insomma, il grande cinema americano che arriva fino a Pretty Woman, insomma, è la sophisticated comedy, genere meraviglioso anche quello. La commedia italiana è molto diversa da tutto ciò. La commedia in italiano, lo dico con un po' di anche di presunzione, nasce da un film, la vera commedia italiana nasce da alcuni film che avevano fatto quando stavano in coppia mio padre Steno e Mario Monicelli. Forse la prima è proprio Totò cerca casa, ma il vero, diciamo, inizio formidabile è Guardi e ladri con Totò e Fabrizi. Cos'è la commedia italiana? La commedia italiana usa un tema generalmente drammatico per raccontarlo in maniera lieve. Cerca di far sorridere all'interno di fatti veri, drammatici. La grande commedia italiana è tutta qui. Se pensate al Sorpasso, che finisce come finisce, se pensate a Divorzio all'italiana, che è la storia di un femminicidio addirittura, se pensate ai Soliti ignoti, se pensate a... Tutta la grande commedia italiana racconta la realtà del paese in quel momento con uno sguardo lieve, nel quale gli autori si mettono in una posizione molto particolare. Non fanno del moralismo. Ultimamente la commedia all'italiana, le derivazioni che ce ne sono, ce n'è ben poca in giro, vivono di pregiudizi ideologici, vale a dire gli autori stabiliscono in partenza chi è il buono, chi è il cattivo, te lo fanno capire. Invece i grandi autori del cinema italiano, Agge Scarpelli, Scola, Benvenuti De Bernardi, i grandi scrittori di cinema, affrontavano i personaggi negativi, ne è testimonianza assoluta tutta la carriera di Sordi, per esempio, per il quale scriveva Sonego, in cui i personaggi negativi sono centrali, sono dei personaggi anche miserabili, ma l'autore non li giudica mai nel corso del film, perché parte dal presupposto che esistono le ragioni degli altri, ripeto la parola, le ragioni degli altri. Lo porta sullo schermo e spesso i grandi personaggi della commedia italiana sono dei personaggi negativi. Per cui nessun moralismo, invece oggi tutto questo è cambiato. Detto tutto questo, torniamo a noi. Allora, nato in questo ambiente, cresciuto in questo ambiente, io ho cercato con tanti registi, perché ho lavorato con tantissimi, io ho fatto 106 film realizzati, di cui 60 con mio fratello e 46 con altri. Mi è capitato di fare molte commedie, e ho sempre tenuto a mente questo, vale a dire cercare di raccontare qualcosa che vedevo, forse prima di altri, e che in quel momento potevo raccontare nel solco di questa tradizione. Quando è cominciato il lockdown, è evidente che era proprio l'habitat totale della commedia italiana. Fuori andava in scena una tragedia vera.
Però ho subito pensato, dopo 3 giorni che prendevo appunti, che questa tragedia poteva essere raccontata in chiave di commedia italiana, per cui in chiave anche leggera. Questo vedrete che poi mi porterà un sacco di guai, ma dopo ne parliamo. Però quando si comincia a pensare in questo modo, e io ci ho pensato subito, devi avere un'idea, se non hai l'idea non viene fuori. Allora ho immaginato, mi sono segnato a penna molto rapidamente un piccolo soggetto che era molto semplice. Siamo l'8 marzo in una casa di persone molto su socialmente, un avvocato ricco con una moglie un po' stupidina, un po' superficiale, avviene un guaio perché la moglie si accorge che suo marito ha una relazione girando sul suo telefono con una donna che lei non sa chi è. Nello stesso tempo scopriamo chi è. Questa donna invece è una commessa di un supermercato che vive in periferia e convive, più giovane dell'avvocato con la quale ha la relazione, insieme a un tassista, una coppia molto popolare, e sempre nello stesso giorno il tassista si accorge che la sua fidanzata ha una relazione. Per cui i due traditi, la signora borghese superficiale e il tassista indolente, per bene, semplice, decidono di cacciare via di casa i due traditori. I due traditori vengono impacchettati con le loro valigie, vengono sbattuti fuori di casa. Nel momento in cui stanno uscendo, si sente al telegiornale il Presidente del Consiglio che annuncia: da questo momento non ci si può più muovere. Per cui ho pensato di raccontare la convivenza di queste due coppie che devono continuare a vivere insieme pur odiandosi dall'8 marzo al 4 maggio, quando si via libera, si riapre tutto. Questa cosa poi chiaramente, mentre ho cominciato a raccontarla per me stesso con degli appunti, ci sono degli sviluppi, delle cose, ma questa cosa qua era perfetta per fare che cosa? Innanzitutto per cercare di fare un film che io non sapevo quando sarebbe stato girato, non sapevo quando si poteva ricominciare, ma di rimanere all'interno di un format completamente diverso da quello che avrei potuto immaginare se avessi avuto questo soggetto non in tempo di lockdown. Doveva essere un film chiuso in ambienti semplici, da girare in maniera semplice, e soprattutto doveva essere un film che costava poco, doveva essere un film a basso budget, ma sicuramente con la stessa valenza di un film normale. Gli attori devono essere pochi, per cui ho immaginato una storia che era un po' una via di mezzo tra Perfetti Sconosciuti e Carnage, per cui i famosi film teatrali, che sono meravigliosi oltretutto, per cui soprattutto di dialogo e di forza delle scene. Per fare questo ho cominciato subito a immaginare chi potevano essere gli attori, e la prima che mi è venuta in mente è stata Paola Minaccioni per fare il ruolo della moglie borghese. L'ho chiamata, ci siamo parlati e gli ho anche chiesto di darmi una mano a scrivere un po' la sceneggiatura per quello che riguardava il suo personaggio. Lei è stata entusiasta e ha cominciato questa specie di scambio. Io scrivevo le scene, gliele mandavo, lei le correggeva. Poi ho pensato subito a Ricky Memphis per fare il tassista, che era perfetto. L'ho chiamato anche lui, ho detto va bene, vediamo, insomma. E ho pensato che il film sarebbe stato un po' troppo romano, si svolgeva a Roma, e invece di prendere una coatta romana, una Pastorelli, un personaggio un po' del genere, ho pensato di prendere Martina Stella e gli ho chiesto di fare stavolta questa commessa al supermercato, ma in chiave di coatta toscana. Anche lei ci stava, mancava il protagonista. A un certo punto mi sono svegliato una mattina e ho detto anche qui non deve essere romano, e ho pensato a Ezio Greggio. Con Ezio ho fatto tanti film in passato, ho fatto Yuppies tantissimi anni fa, ho fatto un film tanti anni fa molto divertente che si svolgeva ai Caraibi che si chiamava Selvaggi. Ho fatto una serie lunghissima ambientata proprio a Capri che si chiamava Anni 50 con lui. Insomma, lo conosco molto bene da tanti anni, e mi ricordavo che lui aveva fatto un bellissimo film con Pupi Avati in cui aveva fatto un ruolo drammatico, e gli ho chiesto di fare e lui ha accettato, avendo in testa il cast, perché volevo essere innanzitutto il primo a uscire e realizzare il film. Perché sentivo fortissimo, proprio come esponente di un cinema che viene da lontano, la voglia di seguire quello che ci dicevano un po' anche dal Ministero. Bisogna continuare a fare il cinema, bisogna che il cinema ritorni nelle sale.
E vedevo che tutti i miei colleghi erano terrorizzati, dice, ah, qui usciremo, non faremo soldi, che succederà? E io ho detto, vabbè, io ci provo. E proprio è stata, non ho mai pensato un solo attimo che questo film potesse andare in una piattaforma o in televisione direttamente. Ho pensato proprio che doveva essere un film per il cinema e che doveva uscire appena finito il lockdown per raccontare questa cosa. Dirlo è una cosa, farlo è stato un po' più complicato. Innanzitutto, se abbiamo cominciato a scrivere la sceneggiatura alla fine ne ero molto contento e ho pensato dove lo giro però questo film, quando, come. E ho pensato subito che una parte della mia casa poteva essere la casa dell'avvocato. Abito in centro e poi avevo un amico che aveva appena rifatto una casa in periferia, l'ho chiamato, mi ha detto sì, è vuota, se vuoi dopo la puoi usare. Benissimo, problema risolto. Però la casa mia andava bene, perché ho chiesto a quello del piano di sopra se mi prestava un pezzo della sua e lui ha accettato. Poi mi serviva una terrazza, per cui sempre nel mio palazzo c'era una ancora sopra che c'era una terrazza, gliel'ho chiesto e me l'ha data, era l'unico esterno vero. Poi mi serviva di girare qualcosa di esterno, per cui la mattina io uscivo col mio telefonino e giravo queste scene meravigliose in 4K di Roma deserta, Piazza di Spagna, il Corso, tutto il centro storico, andavo a piedi e giravo, ho fatto delle riprese stupende. Non potevo però muovermi in periferia perché era proibito, per cui ho chiesto a un mio impiegato che abitava in periferia di fare la stessa cosa e lui mi mandava continuamente tutti i giorni delle immagini di periferia girate da lui. E questo l'abbiamo risolto, anche questo. Ho cominciato a pensare alla musica perché mi serviva, io ho sempre fatto dei film in cui la musica è molto importante e ho chiamato il mio amico Smaido, gli ho mandato la sceneggiatura e lui piano piano ha cominciato a scrivere. Prima ha scritto delle cose che non mi piacevano molto, perché gli avevo detto, guarda, è una cosa un po' la Woody Allen, lui mi aveva fatto delle cose un po' jazz, poi non mi piacevano molto, piano piano, e piano piano ho avuto anche la musica, prima ancora di cominciare il film. Adesso bisogna trovare i soldi però, è cosa più complicata perché stavamo sotto lockdown, e allora per sapere i soldi dovevo capire quanto costava il film. Ho chiamato Zamarion, che è il mio direttore della fotografia, l'ho fatto venire a casa un giorno, anche se non si poteva, da Carbonaro è venuto, e mi ha portato una macchina da presa molto piccola, che non avevo mai usato, e abbiamo cominciato a girare dentro casa mia dei fake di quello che poteva essere le cose. Effettivamente questa macchina era straordinaria, perché non aveva bisogno di tre operatori, non aveva bisogno di macchinisti, potevamo fare dei carrelli fatti in un certo modo, e la cosa, ho capito che cominciava a esserci qualcosa di serio, vuol dire, si poteva fare un film a basso costo. Il problema qual era? Che bisognava convincere sindacalmente i sindacati che dovevo fare un film con poche persone. Per cui ho cominciato a fare una scelta e alla fine con 13 persone abbiamo montato una troupe e i sindacati hanno approvato questa cosa perché soprattutto noi avevamo un film in cui eravamo riusciti a illuminare anche gli ambienti all'interno senza luci, nel senso che non c'erano cavi, non c'era il gruppo, abbiamo messo dei flash attaccati alle pareti che duravano tre ore, poi andavano ricaricati. Scusate un attimo, ti devo richiamare che sto facendo una lezione, ti ho mandato un messaggio. E era tutto molto molto semplice, non avevamo bisogno di grandi cose, per cui i sindacati hanno approvato questa troupe di 14 persone. A questo punto ancora non avevo trovato i soldi, abbiamo cominciato a fare dei conti e il film costava molto, però ho detto vabbè, adesso questo lo dobbiamo fare, per cui ho chiesto agli attori di ridursi di tre quarti il compenso, l'hanno fatto, io mi sono ridotto il compenso di tre quarti e lo abbiamo fatto. Ho chiesto alla troupe di girare in pochi giorni, ho fatto un piano pazzesco e ho calcolato che lo potevo girare in 14 giorni, in realtà ce l'ho messi 12. Alla fine, insomma, questo film, chiedendo aiuto a dei post-produzioni amici, è costato 400.000 euro, praticamente niente rispetto a un film italiano, ed è un film vero, assolutamente vero. Forte di questa cosa, ho chiamato il mio amico Giampaolo Letta di Medusa e gli ho detto, guarda, noi vorrei fare questo film, lo ho mandato. Lui è un po' perplesso, però allora per convincerlo, gli mandai il parere che avevo avuto, perché avevo mandato la sceneggiatura a Gramellini, cioè il grande giornalista del Corriere della Sera, e Antonio Dorrico, il critico letterario più importante d'Italia. Qua avevano letto la sceneggiatura e avevano detto che è formidabile, bravissimo.
cui, forte del loro parere, che mi avevano scritto delle mail, anche Giampaolo Letta si è convinto e ha accettato. Però non erano i produttori, erano soltanto i distributori. A questo punto c'avevo praticamente tutto. L'unica cosa è che non avevo i soldi per fare il film, non c'avevo questi 400.000 euro. Allora mi sono associato con un mio carissimo amico anziano, uno dei più grandi produttori italiani, che si chiama Adriano De Micheli, con il quale tanti anni fa avevo fatto Sapore di mare ed altri film. Lui è il grande produttore del cinema italiano, C'eravamo tanto amati, Profumo di donna, insomma un grandissimo produttore. Si è entusiasmato anche lui alla sua età, dice, beh, insomma, fare un film. E mi ha detto, cioè, guarda che in questo momento tu hai in mano qualcosa di enorme, vorrà dire, è un format nuovo, perché il cinema cambierà, e ha ragione. Riuscire a fare un film con 400.000 euro, vero, con degli attori veri, sarà un modo per spiegare anche in futuro che si possono fare dei film in un altro modo, perché non potranno più costare così. Aveva ragione, perché di fatti sta accadendo questo. E, insomma, eravamo pronti, tutto era pronto, e finalmente dobbiamo aspettare però il via libera di quando si comincia a girare. E qui sono arrivate le enormi Covid che hanno reso tutto ancora più complicato, perché per fare questo film dovevamo fare dei controlli quotidiani, dei sierologici, dei piccoli tamponi, dovevamo stare a distanza. Io l'avevo scritto in modo che non ci fosse mai un bacio, che i personaggi fossero sempre a distanza, era stato tutto previsto così. E l'arrivo di De Micheli mi ha permesso di avere a disposizione delle cose da mettere in televisione. Durante il lockdown abbiamo avuto tantissimi momenti della nostra vita incollati alla televisione a vedere delle cose, e lui mi ha fornito, cosa che non c'è mai nel cinema italiano, delle immagini stupende. C'ho un pezzo di Sordi dei Nuovi Mostri, bellissimo, che non avrei mai potuto avere, o un pezzo meraviglioso di Gasman della Terrazza, o un pezzo straordinario di Al Pacino in Profumo di donna, la versione americana. Ho messo un pezzo di Sapore di mare. Insomma, la cosa era tutta pronta e finalmente abbiamo cominciato. Solo che c'era un enorme problema che non avevo calcolato, che durante il lockdown era tutto in silenzio. Invece, quando abbiamo cominciato a rigirare, che era i primi di luglio, c'era un casino micidiale sotto casa, per cui sarebbe stato terribile. E questo ha rallentato moltissimo le riprese. Ho trovato un fonico molto bravo che è riuscito in qualche modo ad evitare di sentire questi, perché poi gli imprevisti non li calcoli mai. Ma soprattutto avevo fatto una cosa che era stata furba. Vale a dire, prima di iniziare il film, per circa una settimana, in maniera testarda, cocciuta, faticosissima, ho fatto le prove, come stiamo facendo noi adesso, con tutti gli attori del film e anche tra di loro, per cui loro sono arrivati che sapevano il copione a memoria completamente, era lungo, facevano delle battute pazzesche, per cui quando abbiamo girato ho avuto una facilità, perché avevamo provato tutto, era stato provato in maniera quasi teatrale, come se fosse stata una rappresentazione teatrale. Giriamo il film, faccio un altro grande errore, siccome costava poco non prendo il mio montatore, mi ritrovo un ragazzo alla sua prima esperienza. Ed è stata una catastrofe all'inizio, perché questo ragazzo era terrorizzato da me con tutta l'esperienza che avevo, e io mi irritavo un po' perché proprio veramente non aveva idea. Poi piano piano era talmente intelligente che ha cominciato a capire, mi ha dato una mano, e è stato faticosissimo montare il film. L'abbiamo fatto anche questo in pochissimi giorni. Non abbiamo doppiato neanche una battuta, perché la presa diretta era perfetta. E abbiamo dovuto soltanto poi aggiungere delle riprese molto belle che ho messo nel film, abbiamo acquistato dal Comune di Roma di droni di Roma deserta, bellissimi, complicatissimo perché la burocrazia è stata... E a un certo punto la Medusa decide, lo vede il film, gli piace moltissimo e decide di uscire. Scegliamo la data del 15 ottobre per l'uscita, ma come viene fuori la locandina... Innanzitutto abbiamo preparato delle foto per le locandine, io mi sono disinteressato di tutto questo. Parte una campagna social micidiale contro il film, dicendo che schifo, ci sono stati morti, voi vi fate gli spiritosi su questa cosa qua. Nessuno aveva visto il film, non sapevano nulla. Il film è rispettosissimo, il film è una commedia dove ci sono dei momenti di grandissima malinconia, di grandissima tenerezza. C'è una sparata, monologo di Greggio su un terrazzo, su cosa è stato, cos'era il lockdown in quel momento, veramente emozionante. È un film che ha un rispetto totale, è un film buffo su una cosa tragica, ma è un film anche molto malinconico.
è anche molto cattivo, questi, alla domanda diventeremo migliori, io già avevo risposto dentro di me, no, diventeremo peggiori, e il film racconta anche questo, questa voglia di cambiare vita che in realtà non ci riusciamo perché stiamo vivendo, tutti continuano a vivere la loro piccola vita, la loro piccola commedia all'interno di una tragedia della quale non si rendono conto. Insomma, parte questa campagna terribile ed è un colpo micidiale perché mi insultano, mi dicono qualsiasi cosa e per fortuna in questo paese c'è ancora qualcuno che ragiona e tutti i grandi giornali, a cominciare dal Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, tutti i grandi nomi del giornalismo scendono in campo per dire ma siete pazzi, vi pare che adesso non si possa fare la commedia? La commedia ha fatto i film sulla guerra, ha fatto i film sul nazismo, ha fatto i film su Hitler, ha fatto i film, si può fare la commedia su tutto, naturalmente si può fare. Ma questo è stato un brutto colpo psicologico per me. E cominciamo a presentare il film, ha un'ottima accoglienza a parte il Corriere della Sera, che mi pentirò tutta la vita, perché avevo chiesto aiuto a Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, che ho tenuto anche un mio amico, a quale non ho chiesto, io non chiedo mai nulla a nessuno, ma stavolta dico, bah, dacci una mano, perché insomma è il primo film italiano che esce, al mondo, che esce sul lockdown, ha fatto una critica terrificante, dicendo che il film è una schifezza, è stata di una cattiveria, non capisco cosa passa spesso nella testa dei critici, comunque il tempo giudicherà. Comunque noi usciamo, nel frattempo erano usciti già un po' di film, erano usciti i film di Venezia, certamente gli incassi erano molto bassi, però qualcuno aveva fatto qualcosa e noi abbiamo avuto un'accoglienza da parte dell'esercizio, perché finalmente la prima commedia che esce è enorme, siamo usciti con tantissime copie, ma proprio il giorno che esce comincia il guaio del richiudiamo, il cinema è pericoloso, comincia questa polemica in cui poi tutto il cinema si schiera dicendo guardate che nel cinema forse è più sicuro che nei ristoranti o in altri posti. Insomma, questa campagna parte e il film incassa poco. Dopo 10 giorni è stato tolto, a me dispiace perché perderemo anche qualcosa, non moltissimo. Per fortuna al Festival di Roma il film viene visto da degli stranieri e abbiamo venduto moltissimi paesi all'estero, perché effettivamente questo è il primo film sul lockdown che c'è e soprattutto è un film interessante secondo me perché può essere rifatto come è stato fatto per Perfetti Sconosciuti in ogni paese, vuol dire tu puoi raccontare la stessa storia a Parigi, a New York, a Berlino, a Madrid con attori loro cambiando qualcosa, ma il format diciamo del racconto può essere utilizzato e questo devo dire che l'abbiamo venduto abbastanza bene. Adesso andrà tra poco, speriamo accorciando le finestre, su Sky e poi fa la vita normale del cinema e andrà su Canale 5 tra un anno e mezzo, quello che sarà. Io sono molto contento. Adesso in tutto questo mi sono dimenticato di dire che questo è il mio primo film da regista, io ho fatto tanti film, ho girato questo film da regista. È chiaro che il regista un po' lo sapevo fare perché tante cose le avevo girate anch'io nel corso del tempo, però non avevo mai deciso di fare il regista perché non mi interessava, forse ho prescelto la professione dello scrittore e del produttore, però in questo caso ho sentito che se non lo facevo io non lo faceva nessuno questo film qua, per cui ho fatto una scelta anche un po' rischiosa e ho deciso di esordire con un film del genere. Poi ho fatto un'opera prima a 70 anni insomma, che fa anche ridere, ma l'ho fatto con grandissimo entusiasmo. È stato molto faticoso, veramente molto faticoso, però credo di aver lasciato qualcosa che è un reperto che comunque nel tempo verrà visto con una certa attenzione, perché è l'unico film che parla del lockdown, l'unico film fatto in quel momento e soprattutto è una specie di legato che io ho dato ai giovani per dimostrare che si può fare un film senza le troupe mostro, senza girare 20 settimane. Molti dei nostri nuovi registi, quelli che hanno successo, come hanno successo, fanno i film in 20 settimane. Ed è una stupidaggine. Io ricordo sempre che tantissimi anni fa mi trovai, per caso proprio, per caso, sul set di 900 di Bertolucci e Bertolucci stava girando questo film che erano anche, c'era una versione lunga anche, erano due parti diciamo, e lo girava in 25 settimane. E capitò a Roma Billy Wilder che venne a trovarlo e allora Bertolucci l'ha andato a ricevere in maniera proprio così, era entusiasta di conoscerlo, di vederlo, e Billy Wilder gli chiese, dice, ma cosa sta facendo? Gli dice, sto facendo questo film, si chiama 900, quante settimane gira? 25, e Billy Wilder lo guardò e dice, lei deve essere molto più importante di me, perché per fare Viale del Tramonto mi hanno dato solo 6 settimane. In questa battuta di Billy Wilder c'è cioè, non solo tanta ironia, ma tanta verità,
i film non sono la Cappella Sistina o il Colonnato di San Pietro. Si fanno, è semplice fare il cinema, non bisogna montarsi la testa. Non è che tu sei meno importante se fai film in 6 settimane o se ne fai 18. Anche le troupe, spesso nelle troupe c'è troppa gente che non serve. La parte fotografica è spesso esageratamente curata in maniera che non serve. Oggi la tecnologia ci aiuta a fare delle cose più semplici e questo aiuterà dei ragazzi più giovani a capire che si può fare un film vero con pochi soldi. Molti già lo fanno, però insomma per avere un minimo di serietà anche sindacale e di nazionalità devi farlo in un certo modo. Fare un film con 400.000 euro con questo cast è stato veramente un'impresa e ne vado fiero. Poi dopo lo potevo fare meglio sicuramente, avrei potuto mettere, però mi piace anche l'idea che non ci siano troppi esterni, che c'è soltanto queste riprese che abbiamo fatto in maniera anche amatoriale, che ci sia l'uso delle luci in un certo modo, ed è, la fotografia è bellissima lo stesso. Ecco, si può fare tutto con poco e io penso che è stata un'esperienza molto interessante e che mi ha dato la forza di dire, io poi venivo da un successo pazzesco perché quest'estate ho girato, insomma ho prodotto e scritto il più grande successo di Netflix in Italia, che è Sotto il Sole di Riccione, che è stato il più grande successo di Netflix ever, per cui una cosa pazzesca, e avevo un rapporto con Netflix e potevo direttamente immaginare di fare un film per la piattaforma. Invece ho voluto fare il cinema perché penso che il cinema non deve morire, bisogna continuare a lottare perché ritorni nelle sale. È chiaro che adesso con tutto quello che sta accadendo temo che molte delle sale non riapriranno più, anche quando potranno riaprire, ma soprattutto temo che l'abitudine di rimanere incollati a casa alle serie straniere, alle televisioni, alle piattaforme abbia allontanato un pochino le persone dal cinema. Il mio amico Verdone sostiene di no, io sono un pochettino più scettico e lascio a voi il responso. Comunque, credo di aver detto molto, anche in maniera rapida, e se qualcuno vuol farmi delle domande, io sono qui a vostra disposizione. Non vi sento più. Io a questo punto chiederei a Maridì di intervenire, che non è riuscita a salutarti e a salutarci perché aveva problemi di collegamento. Posso fumare una sigaretta? Certo. O è politicamente scorretto? No, te la puoi fumare perché siamo online e quindi il tuo... Fabrizio, posso fumarla? Il tuo fumo non dà fastidio a nessuno. Va bene. Ecco, eccomi qua, scusate. Allora, Enrico, nella tua opera prima come regista, essendo stato produttore, sceneggiatore a fianco al tuo adorato fratello Carlo, quando ti sei trovato per la prima volta ad interpretare un ruolo che avevi sempre visto fare a tuo fratello, Cosa hai rubato dal suo mestiere? Cioè, che cos'è di Carlo che hai fatto tuo nel momento in cui hai incominciato a svolgere il suo compito? Beh, guarda, dal punto di vista tecnico e diciamo delle riprese, quasi nulla, nel senso che noi abbiamo sempre scritto come si deve fare, immaginando già come si gira. Le sceneggiature devono essere pensate tenendo conto della realizzazione, per cui siccome Carlo scriveva anche insieme a me, abbiamo sempre immaginato come girare le cose, per cui dal punto di vista diciamo di come ho girato già montato, non facevo mai un'inquadratura in più, sapevo esattamente cosa sarebbe stato il montaggio, la sequenza delle immagini, per cui da quel punto di vista lì poco. Una cosa ho imparato da lui, perché sicuramente io sono molto più impaziente, non vivendo sul set continuamente, mentre lui deve domare i tecnici, il tempo, i soldi, gli attori soprattutto. Era armato di una pazienza da giobbe proprio, era fantastico. Poi intanto si arrabbiava, però devi essere molto paziente. Io questa pazienza non ce l'avevo, per cui quando ho cominciato la prima inquadratura, che già c'era una cosa che non mi piaceva, che vedevo che non mi piaceva, ho detto: Carlo, aiutami a essere paziente. Ho cercato di seguire questa sua pazienza.
è stato un lavoro complicato, però avendo sempre in mente lui ce l'ho fatta. Bene. Enrico, io volevo anche dare il benvenuto al direttore artistico della manifestazione, Marco Spagnoli, che è collegato con noi e che saluto, e che volevo appunto chiedergli se aveva delle domande da fare. Ciao Marco, ciao. Se c'è. Ciao Marco. Ci sono, scusate, non so se ci sono in video, ma comunque c'è una foto a cui sono molto legato. E poi comparirò anche in video, adesso appena riesco a collegarmi. Io volevo dire a Enrico però il suo film ha avuto anche il grande merito di porre una questione molto chiara, quella del politicamente corretto in questo paese. Bene, abbiamo perché parlato. Forse, sì, sì, no, l'ho sentito tutto dall'inizio. Ecco, tu mi hai detto quando ci siamo incontrati che ti saresti aspettato, oltre il giornale, anche che i tuoi colleghi, molti l'hanno fatto su tua sollecitazione, l'hanno fatto in ritardo. Ecco, questo non sarebbe successo tanti anni fa, vale a dire tanti anni fa, se fosse successa una cosa del genere, che partiva una campagna di haters sulla liceità della commedia riguardo a fatti drammatici, si sarebbe radunato un manipolo capitanato da Ugo Pirro, da Elio Petri, da tutti i grandi del cinema, anche di sinistra, impegnati per difendere invece la liceità di poter raccontare in chiave di commedia anche cose del genere. In questo caso non c'è stata, perché oggi molti dei miei colleghi temono i social, hanno paura dei social, non rendendosi conto che 1000 persone possono scatenare con la cassa dei giornali qualcosa che diventa a livello nazionale, ma che riguarda poche persone in realtà. Però hanno tutti paura. Poi però, sollecitati da Repubblica e da altri giornali, hanno capito e poi si sono schierati tutti a mio favore, tutte le associazioni, tutte le categorie. Però all'inizio devo dire che sono rimasto un po' sorpreso. Io l'avrei fatto subito personalmente. Se un mio collega avesse vissuto questo attacco frontale da parte di un gruppo di idioti che non avevano neanche visto il film, mi sarei indignato e avrei detto la mia. Conta poco, ma sarei sicuramente corso sul carro di questo malcapitato autore ipotetico. Non c'è stato, non importa, è cambiato il mondo, sai. Però vorrei tornare, ancora non riesco col video, ma adesso ci riuscirò, anche al fatto del monologo bellissimo che dice Ezio Greggio. Tu l'hai citato velocemente. Ecco, quel monologo ricorda, citando un film di tuo padre, Totò, contro il re di Roma, quel monologo che Totò fa all'esame di prima elementare, di quinta elementare contro, parlando della vita e così via. Ecco, vorrei chiederti come l'hai scritto, se ti ricordi quando l'hai scritto e che cosa ti ha ispirato. Lo ricordo benissimo, perché io avevo, allora, innanzitutto rispondo, già l'ho fatto, per spiegare a voi, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto queste cose, che fanno molto male al cuore, perché insomma tutti ti senti odiato da tante persone su una cosa sbagliata, non conosciuta, ho pensato di rispondere subito così, vale a dire, io ho vissuto negli ultimi mesi della mia vita la scomparsa rapidissima di un fratello che amavo più di me stesso. Non solo l'ho vissuta, ma poi ho anche scritto un libro che si chiama Mio fratello Carlo, che racconta proprio la storia della malattia e della morte di Carlo. Che però è una metafora su cos'è la morte in generale. Allora ho risposto che mi pare che uno che ha vissuto un'esperienza del genere può mettersi a scherzare con la morte, con la gente che sta male e con le malattie. Detto questo, avevo proprio in mente, perché già temevo che qualche imbecille sarebbe palesato, volevo mettere in chiaro dentro al film il mio punto di vista. Il mio punto di vista l'ho messo nella bocca di Greggio, che fa un monologo che dura più di un minuto e mezzo quasi, che parla proprio di tutto ciò, per stabilire all'interno del film qual era il mio punto di vista. È l'unico momento in cui l'autore dice quello che pensa lui e lo mette in bocca di un personaggio anche di cialtrone, di doppio giochista, di traditore, per cui ho scelto proprio di farlo dire a lui, proprio come si fa nei film della commedia. È il personaggio meno prevedibile che fa una specie di appunto morale sulla storia che stiamo raccontando. L'ho scritto subito,
forse è una delle prime cose che ho scritto, ce l'avevo lì e lo sapevo che l'avrei messo. E qui l'ho scritto di getto, sapendo esattamente che tutto potevo cambiare del film, ma non quello. Ci sono delle domande, ragazzi, che volete fare ad Enrico, approfittare della sua presenza, insomma, delle curiosità che volete sapere? Posso io? Certo, Gabriele, prego. Ciao Gabriele. Ciao. Senti, ci sono due film tuoi che amo particolarmente, che sono Amarsi un po' e Il cielo in una stanza. Vorrei un ricordo personale di questi due film, che secondo me sono straordinari. Ti ringrazio. Quelli fanno parte del lato, siccome ho avuto la fortuna, veramente una fortuna, non so se per talento, ma il talento conta, ma anche la fortuna conta moltissimo, di poter fare molte cose che tanti non riescono a fare perché ne fanno poche. E io sapevo perfettamente che dentro al mio animo e anche a quello di Carlo, in questi casi perché sono due film che abbiamo fatto insieme, c'è una parte malinconica, più sentimentale, più melodrammatica anche, che ogni tanto tiriamo fuori. Ma questa c'è già anche in Sapore di mare, c'è già anche forse anche in Vacanze di Natale, anche film più spensierati, in tantissimi film. E Amarsi un po' e Il cielo in una stanza sono due film, soprattutto Il cielo in una stanza che io considero uno dei nostri migliori film, dove si fa quello che in realtà volevamo fare e che non sempre uno riesce a fare. Cercare di mescolare all'interno di una commedia dei grandi sentimenti. I sentimenti che ti fanno proprio commuovere, che hanno a che vedere con l'amicizia, che hanno a vedere con i primi amori, che hanno a vedere con i rapporti con i genitori, che hanno a vedere con la vita che ti sfugge davanti, con la vita che ti porta via le cose più belle. Per cui in quei due film, che sono due favole adolescenziali un po', tutte e due, uno è un film di fantasia, un viaggio nel tempo all'indietro, e l'altro è proprio un vero film, diciamo, di amore giovanile nel senso più bello della parola, abbiamo messo quella commozione che fa parte di me e che secondo me fa parte moltissimo del pubblico che va in sala. Tu vai a vedere una commedia e ti commuovi, è bellissimo. Bello. Vanessa, tu vuoi dire qualcosa? Elisabetta, mi vedo in video. Io ne vedo pochi, però insomma, Gianni, perché dovrei. Non ho fatto il mosaico totale, insomma. Gianni Celata. Se si lega il microfono, aspetta. Non lo vedo però, Gianni. L'ho visto prima, adesso non lo vedo. Aspetta. Ci sono io. Anna ha bisogno, Valeria. Anna, scusa, Gianni Celata vuole parlare. Sì, allora cedo a Gianni la parola. Deve disattivare il microfono. No, deve attivare, vabbè. Parlo, mi sentite? Ecco, adesso ti vedo Gianni, sì, finalmente. Mi senti? Sì, perfettamente. Dunque, il successo delle vendite all'estero non mi sorprendono. Tu conosci le classifiche che Netflix ha fatto uscire per l'Europa, vero? Dove Carlo è il regista, i film di Carlo sono quelli più visti. Al mondo? In Europa. Sì, lo so, ma di tutti in Europa sta davanti a... E quello fa ridere. E il quarto è papà. Questo è il quarto è tuo padre. E il quarto sì. È proprio tuo padre. Quindi, come dire, abbiamo un monopolio vanzina nell'online. Quindi questo è molto interessante. Poi tra Mereghetti e Dorrico è il più importante critico letterario italiano, che ha anche un'altra fama, che è il più cattivo. Quindi il fatto che lui... come dire, avesse apprezzato la tua sceneggiatura, mi pare un aspetto vincente. Io volevo farti una domanda. Tu hai fatto una lezione, purtroppo in pillole, sulla commedia nel mondo, fantastica, veramente da riprendere nei testi universitari. In Italia, chi vedi, non come erede dei Vanzina, ma come espressione della commedia italiana che tu apprezzi e di cui segui le sceneggiature, i film o cose di questo genere? Allora, devo fare grazie della domanda, devo fare una precisazione però. Io credo di essere un piccolissimo erede di altri, ma non ho nessuna ambizione, credo neanche Carlo l'avesse, di avere degli eredi. Ultimamente ho fatto una intervista sul Messaggero al mio amico Carlo Verdone per i suoi 70 anni e naturalmente gli ho detto che vogliamo spazzare il campo da
alcune banalità che si dicono su di te, che sei ipocondriaco e che sei l'erede di Sordi. E lui ha detto, dice, Sordi non avrà mai eredi, ha detto lui. E ha sinceramente ammesso, anch'io non avrò mai eredi, perché ogni personalità è diversa dall'altra. Non c'è dubbio. No, è così. Allora, al di là chi apprezzi, chi apprezzi. Sì, al di là dell'eredità, diciamo, io cerco di, forse sono vecchio, per cui continuo a pensare che quel modello lì di commedia italiana dal quale derivo un po' anch'io, certe volte ci siamo riusciti, certe volte no, naturalmente, sia ancora quello che va salvaguardato, vuol dire quello che ho detto prima, cercare di raccontare la realtà, raccontare quello che accade intorno a noi, senza fare questioni di alto e basso, di contenuto, forma, cose del genere, tutte stupidaggini. E tu puoi fare un film su un tranviere, o su un principe, o su un politico, puoi fare un film marxista sul marxismo, oppure un film sui giocatori di cavalli, come ho fatto io con Febbre da Cavallo, che hanno la stessa valenza. Questa cosa qua è un po' scomparsa, devo dire la verità. Si è detto per anni che Paolo Virzì era l'erede di Monicelli, non lo è, ma non perché è meno bravo di Mario, a parte essere bravi con Mario è quasi... Come Mario è complicato. È molto complicato, ma perché per esempio io che sono un attento e amante dei film di Paolo Virzì, lo trovo molto più bravo quando fa il melodrammatico. Lui è molto bravo quando riesce a fare delle scene melodrammatiche. Sulla commedia non è tanto. Io credo che Ferie d'Agosto, che è il film che viene considerato più bello però non è proprio no, sono delle cose che un po' abbiamo già fatto noi con Carlo in un altro modo, ma non è che ha inventato nulla sulla commedia. Lui è un bravissimo regista, che è un'altra cosa. È un regista, quando fa Il Capitale Umano fa un film meraviglioso che non è una commedia, no? Sì, è vero. Quando fa il film con la Ramazzotti, che fa quel personaggio un po' diciamo da film di Dino Risi, con Claudia Pandolfi, che sono delle grandi scene di melodramma. Quando fa il film con la Ramazzotti e Valeria Bruna Tedeschi, sono dei film di grandi emozioni, così come lo è Muccino è bravo a fare sempre delle scene madri, ma non fa mai la commedia, non fanno mai. Quando lui ha rifatto Adesso C'eravamo tanto amati, devo dire che è un bellissimo film, ma non è C'eravamo tanto amati. No, C'eravamo tanto amati era una commedia italiana, il suo è un grande melodramma. Allora ne vedo pochi. C'è uno sceneggiatore, regista adesso anche, si chiama Edoardo Falcone, che secondo me è uno che sta in questa linea abbastanza. Aveva fatto un bellissimo film con Giallini e Gassman, non so se l'avete visto, in cui c'era Prete. Insomma, lui ha questa capacità di stare attaccato a quel mondo lì. Ne vedo, ripeto, ne vedo molto pochi che fanno proprio la commedia italiana come la intendo io. C'è una commedia diversa oggi, c'è la commedia che fa Paolo Genovese, ma anche lui, secondo me, è più bravo a fare film drammatici. Per esempio, quando fa dei film, faccio un esempio, allora, Perfetti Sconosciuti è una bellissima commedia italiana, ma forse addirittura di più, perché è comprensibile proprio in tutto il mondo. Ed è un film drammatico, anche quello con dei momenti di commedia. È più francese che italiano. È più francese, esattamente. Ma per esempio quando lui ha fatto, non so, Immaturi, film che hanno avuto un enorme successo, lui ha fatto dei film molto carini, molto ben fatti, perfetti dal punto di vista formale, della realizzazione, dell'impatto che hanno sul pubblico. Ma in realtà quel gruppo di italiani non racconta l'Italia. Sono dei film, io li chiamo un po' da happy hour, a dire, in cui... è la commedia happy hour, vuol dire, si parla di tante cose ma non si racconta cosa sta succedendo nel paese. Questo è accaduto anche... Sì, come se fossero realtà staccate. Realtà staccate. Questo è successo anche moltissimo con il mio grandissimo amico Neri Parenti, che ha preso in mano dopo il 2000 quando abbiamo smesso. E noi in realtà di Fin di Randare l'abbiamo fatti pochissimi con Carlo, però l'ultimo è stato nel 2000. E poi dopo lui ha ripreso facendo degli enormi successi, tutta la serie Natale A in tutto il mondo, ma sono diventate delle farse, che si svolgono dentro degli alberghi e per andare in giro per il mondo, ben fatte, molto, molto comiche, talvolta meno, che hanno avuto un enorme successo, ma non è più la commedia italiana, sono cose completamente diverse, sono film comici, che è diverso. Definiresti Checco Zalone commedia grottesca?
Ecco, Checco Zalone è il mio idolo assoluto, perché Checco Zalone usa un altro espediente, secondo me, che è molto, molto diverso da questo. Per dire, lui ha innanzitutto in mano Checco Zalone. Lo stesso Verdone, poi dopo ne ci arriviamo, perché sono quelli che preferisco, sono Verdone e Zalone. Zalone ha avuto la grande intuizione di indossare i panni di quello che è il re degli ignoranti. Il re degli ignoranti è un topos enorme del cinema italiano che parte con Totò. No? Essendo l'uomo, un uomo molto colto, tra le altre. Certo, ma l'uomo del popolo che di fronte alla prepotenza, all'arroganza, alla supponenza dei potenti, dice la verità. E dicendo la verità, il re è nudo a quel punto. Per cui questo l'aveva fatto un po' in maniera completamente diversa, con delle commedie molto più leggere, che sono quelle di Castellano e Pipolo, l'aveva fatto anche Celentano. Celentano era il re degli ignoranti. Che con Zalone lo ha recuperato in maniera straordinaria, vuol dire mette a nudo la realtà usando però sempre il personaggio di Checco Zalone, per cui sono delle commedie egocentriche in un certo senso, sì, no? Certo. In cui c'è cosa. La cosa di Verdone invece è completamente diversa. Verdone fa dei film, ha fatto dei film bellissimi, molto attaccati spesso alla realtà, lui li ha fatti, però dove anche lì è esattamente il contrario di Sordi, lo accomunano sempre a Sordi. Sordi cosa faceva? Sordi ha fatto tutti i personaggi della realtà italiana, dal mafioso al vigile al marito, tutti, no? Partendo da mio padre con un americano a Roma, ma insomma ne ha fatti proprio tutti. E qual era la forza di Sordi? Che però il personaggio era sempre lui, però interpretava un ruolo, era Sordi che faceva quel ruolo. Verdone invece, il protagonista di Verdone è sempre Verdone. E le storie ruotano attraverso la visione del mondo che ha Verdone, impacciato, ipocondriaco, i rapporti con le donne di un certo tipo, per cui lui racconta dei film in cui è un po' imprigionato nel personaggio di Verdone. Questi film talvolta sono meravigliosi, ma non sono anche questi proprio la vera commedia italiana. La vera commedia italiana è Una vita difficile di Norisi, no? O il sorpasso è il più bel film della commedia italiana, perché nella sua semplicità, che cosa, allora, cos'è il sorpasso? Il sorpasso è 3 giorni a Ferragosto, 2 amici e una macchina. Però dentro c'è il senso della vita. Questa è la grandezza di quei film lì. Sono delle storie in cui Gassman fa un personaggio, non fa Gassman. Trentignano non fa Trentignano, fa un personaggio. E questo ultimamente c'è molto meno. Siccome abbiamo consegnato il cinema agli attori che sono diventati registi, qualcuno è diventato anche bravo. Però era meglio il cinema quando l'attore faceva l'attore, il regista faceva il regista e lo sceneggiatore faceva lo sceneggiatore. Perché è una critica quando... a Verdone? È una critica a Verdone? No, non è una critica a Verdone, è il più bravo di questo gruppo di persone. Però io dico sempre a Verdone, che è il mio carissimo amico, e gli voglio bene, e lui vuole bene a me. Io lo sprolo, ma lui non so per quale ragione, è un po'... Dico, ma tu sei un bravissimo regista anche, fai un film senza Verdone. Sei bravissimo a girare con le donne, fai un film di donne, ma tu lo faresti in maniera meravigliosa. Però si leverebbe il peso di dover fare un incasso mostro, perché poi Verdone, chi fa di Verdone si aspetta, allora di fare dei film in cui è sempre Verdone che deve risolvere tutto, poi come personaggio anche. Io chiudo, se no rubo troppo spazio. Vorrei solo darti un po' di speranza. I primi dati che vengono dall'Australia e dall'Asia, dove sono riaperte le sale cinematografiche, vedono un afflusso maggiore di pubblico. Meno male. Per esempio Verdone la pensa così. Meno male, meno male. Perché sono due esperienze di consumo completamente differenti. Quindi così come continuiamo ad andare al ristorante nonostante abbiamo il Bimby, o al bar perché abbiamo un espresso, andare al cinema è un'esperienza. Grazie. Io l'ho sempre pensato. Grazie, grazie. Una delle mie lezioni sulla commedia. Sei fantastico. Grazie. Grazie veramente, Enrico. Ci sono altre domande che volete fare? Qualcuno di voi? Maridì, vuoi chiedere qualcos'altro a Enrico? Mi telefona semmai. Ti telefona. Marco, non so se... Ancora... Vorrei chiedere io una cosa, Enrico. A cosa stai lavorando adesso? Perché mi piacerebbe sapere se vuole bissare questo esordio
e che, a che cosa sta lavorando, perché io sono anche un grande fan dei suoi libri da scrittore, quindi vorrei capire. Guarda Marco, io come dicevo all'inizio di questa conversazione, lavoro moltissimo perché mi piace, perché ancora ho la forza per farlo, finché dura, vediamo un po'. Di rifare il regista non lo so, io volevo fare avrei fatto volentieri, ma la cosa però non credo che vada avanti, la messa in scena del mio romanzo, un giallo, La sera a Roma. Quello l'avrei fatto molto volentieri, perché anche lì penso che lo potrei fare solo io. Penso che farò dei film solo quando penso in buona fede che lo posso fare solo io, se me lo fanno fare. Se no continuo a fare il produttore e lo sceneggiatore, soprattutto lo sceneggiatore. Ho scritto un altro libro che era già pronto e che uscirà, doveva essere fine febbraio, forse è spostato in avanti. Ho fatto un altro giallo, si chiama Una giornata di nebbia a Milano. E mi piace molto il giallo, ma d'altra parte mi piace anche farlo al cinema, l'ho fatto alcune volte e mi piace molto. Ma perché Una sera a Roma si è fermato, che è un film sarebbe un film bellissimo? Perché, è una cosa che si può riprendere? Non lo so, vediamo. È un progetto che era forse un pochettino troppo costoso, non lo so. Insomma, non si fidavano di me come regista, non lo so. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, speriamo che poi mi dirai, speriamo che questo riparta. Marco, io lo trovo un libro meraviglioso. Vedo che stai a Villa Borghese. Sono a Villa Borghese, una citazione del cinema italiano girato qua, insomma, sì, con la Casina delle Rose alle spalle, dove sono nati tanti film tra Fellini e Pinelli, quindi sì, bel posto. È il luogo migliore, migliore che poteva essere. E dove incontravo sempre tuo fratello, però ogni mattina alle 8:10 correndo. Con i cani, però un po' più giù ovviamente, era proprio il nostro appuntamento mai dato, io, però alle 8:10 stava sempre lì, quindi per me quando, ogni volta che passa è come se ci fosse ancora, anzi probabilmente c'è ancora coi cani, insomma. Grazie. Grazie a voi, grazie a te. Va bene Enrico, e allora. Ci sono altre domande? Io ti ringrazio davvero tanto per la saluto tutti i ragazzi, e non so se molti di voi o qualcuno di voi farà il cinema, spero di sì. Il cinema non deve essere un'ossessione, però ricordate, è un lavoro molto competitivo, bisogna cercare di capire se uno può entrare a giocare in una serie discreta, perché giocare in serie D o in serie E non è lo stesso sport, ci vuole fortuna e ci vuole talento. Sicuramente c'è qualcuno che ha avuto qualche scorciatoia nel corso della sua carriera, ma alla fine secondo me chi ha talento viene fuori, a partire da questo presupposto. E ci vuole molto molto impegno. Ricordatevi che io ho studiato scienze politiche, mi sono laureato in scienze politiche, ma ho studiato molto, poi ho fatto anche un master in scienze sociali dopo, per cui niente che riguardava il cinema, però tutto quello che ho imparato all'università serve moltissimo. Noi siamo quello che abbiamo letto e quello che abbiamo studiato, ricordatevelo. È vero, è verissimo. Quindi con questo messaggio prezioso di Enrico Vanzina, io ringrazio. Posso tutti. Fare una domanda? Ah, una domanda veloce. Elisa. Sì, Elisa, ecco. Ti vedevo prima. Mi sono collegata, no, ero già collegata, però ho collegato il video solo adesso. Volevo chiedere, hai detto di aver fatto delle riprese anche con il cellulare. Non ho capito se queste riprese sono proprio parte del film oppure era per sondare un po', per cercare di capire. No, guarda, ho fatto le riprese col cellulare che potevano, in un primo montaggio erano tutte quelle, poi a un certo punto ho avuto la possibilità di cambiarle con dei droni che ho scoperto che avevano fatto quelli del Comune di Roma, che erano più belle, perché erano delle immagini più belle, ma il film non sarebbe cambiato di nulla, è un pochettino meglio con quelle riprese, ma ho fatto le riprese bellissime, io però non è che sono, faccio il fotografo anche un po', insomma, però non è che sono un operatore di macchina. Cercando di non muovere troppo la macchina, che quello è il disastro di chi fa le riprese, che vuole fare delle cose per vincere l'Oscar, invece più rimani fermo e più fai delle cose semplici e si possono fare delle cose meravigliose, chiaro col formato orizzontale, non verticale, e oggi i cellulari permettono di fare delle cose spettacolose, queste erano mute perché non c'era nessuno, non doveva esserci dialogo, sicuramente anche col dialogo si possono fare delle cose fatte bene, fermando la macchina bene. Io credo che si possono fare dei film veramente con poche migliaia di euro col cellulare, si possono fare delle cose fantastiche. Io non le faccio perché non mi va di fare tutto da solo, però si può fare, penso che chi è giovane lo deve fare.
Io ho apprezzato molto anche quest'idea di volersi adattare, nonostante le difficoltà, di fare comunque un film fatto bene con le risorse disponibili, e questo l'ho apprezzato molto. Ti ringrazio perché forse l'unica cosa della quale sono veramente fiero è proprio questa. Complimenti. Grazie, Elisa. Posso fare una domanda veloce anch'io? Sì. I film preferiti da Enrico Vanzina? Nella storia del Quali cinema? sono? Sì. Nella storia del cinema? Sì. Sono una domanda che mi è stata fatta spesso. Non, dipende dall'umore, rispondo secondo l'umore. Sono molto curiosi finché amo io, per cui è difficile perché sono legati anche, perché il cinema è la vita, il cinema è la nostra vita, per cui non puoi mai dimenticare dove l'hai visto, con chi l'hai visto, perché l'hai visto e che cosa hai vissuto in quel momento. Il film che mi ha entusiasmato di più nella mia vita è Lawrence d'Arabia. Quando andai al Cinema Empire a vedere Lawrence d'Arabia sono uscito dicendo con tutto che non voglio fare il cinema lo farò, perché veramente mi ha entusiasmato. Poi c'è un film che andavo a vedere con mio fratello, l'abbiamo rivisto 7-8 volte di seguito, poi abbiamo avuto il piacere di lavorare con uno degli attori che stava in quel film, che è un film invece di guerra, di avventura di guerra, perché c'era il nostro idolo che era Steve McQueen, che è La Grande Fuga. E tanti anni dopo, quando abbiamo fatto Sotto il Vestito Niente, abbiamo chiamato apposta, perché volevamo lui proprio, Donald Pleasence, che fa uno dei protagonisti del film, ed è venuto a fare Sotto il Vestito Niente e ci ha raccontato delle cose meravigliose. E poi l'altro film, invece faccio un salto di qualità totale, che il film che preferisco del cinema italiano è La Dolce Vita, perché è il film più... Io sono romano poi, ho conosciuto benissimo sia Fellini, soprattutto Flaiano, è un film enigmatico, complicato, difficile, popolare, straordinario, irrisolto, che ti perseguita per tutta la vita, è un film meraviglioso. Bene. Altre domande, altre curiosità? Io vorrei fare una domanda. Sì, ciao Antonino. Ciao. Prima ha raccontato che per fare questo film ha dovuto chiamare un giovane professionista che all'inizio ha fatto un po' di problemi, che era alle prime armi, però poi è riuscito a svolgere il suo compito in pieno. Sì. Conviene con me che... bisogna dare più possibilità ai giovani professionisti, cioè se lei non avesse avuto il problema economico, molto probabilmente non avrebbe contattato questo ragazzo. Sì, ma... però, sì, sì, capisco la domanda, Antonio, però ti rispondo in maniera molto sincera. Io ho lavorato da talmente tanti anni e abbiamo fatto debuttare non sai quanti giovani, cosa, però sempre per merito. Vorrei dire, non è che la gioventù è una patente di immunità totale. Ci sono, se il giovane è bravo, io questo qua non lo conoscevo, capito? Me l'hanno portato e dice è un ragazzo giovane che fa il montatore, però non era molto capace. Se avessi potuto scegliere uno giovane più capace l'avrei scelto. È chiaro che bisogna dare molta possibilità ai giovani. I giovani se la devono anche cercare, se la devono cercare nel senso che siccome il cinema è un lavoro molto competitivo, moltissimo, e competono anche delle persone che hanno un'esperienza superiore, tu per batterle devi essere molto forte, perché tu devi pensare al prodotto, non devi pensare a dare per forza la possibilità ai giovani. I giovani se la devono trovare ed essere trovati anche in un altro modo, all'interno di film prodotti completamente da giovani, fatti da giovani. Ma se tu giochi una partita per vincere, non puoi per forza prendere per forza solo dei giovani perché sono giovani. No, sono no, bravi, no, sì. Se no, sono non bravi, è... sì. Ma se no, sono non bravi, intendevo. Sì. No, non intendevo perché anche sugli attori, giovane, ma no? Anche sugli attori, se hanno qualcosa da dare, sì. Ben però venga, vedi, no? Questo ragazzo, che invece adesso siamo diventati amici e forse lo prenderò anche la prossima volta, all'inizio era anche un po' presuntuoso, lui pensava che era semplice, invece si è trovato con uno che la sapeva più di lui e anche lui ha dovuto ammettere che a un certo punto si è levato la maschera della presunzione e ha detto spiegami meglio, e io ho cercato di spiegargli meglio, e lui era bravo, poi dopo ha portato anche del suo. Per cui capisci? Sì, sì, sì. Questo rapporto è bilaterale, chiamiamolo. Grazie. Grazie, Antonino. Quindi
per dare spazio ai giovani, secondo te che consiglio si può dare? Andate sul set da volontari, affiancatevi a un operatore e copiate tutto quello che potete copiare? No, ma guarda, non, è molto complicata la cosa. Bisogna studiare, per esempio, non so, chi fa l'attore deve studiare. Certo, l'attore è quello che deve studiare di più, secondo me. È chiaro che devono studiare anche quelli che fanno le cose tecniche, perché se non sai la tecnica... Però certo che spesso il professore che mi ascolta non si deve offendere. Tre film di seguito seguiti sul set da qualcuno che vuole fare il cinema servono come 2 anni di università, perché poi si impara lì, questa è la verità. C'è poco da fare. È molto complicato il cinema, perché quando viene raccontato in maniera, diciamo, professorale è una cosa ed è importante, perché deve avere anche quelle condizioni lì. Poi c'è una parte pratica di equilibri anche all'interno di una troupe, di cosa succede, che ti fa capire molto meglio le cose. Secondo me poi chi segue un film dall'interno capisce anche meglio cosa vuol fare in cinema. C'è gente che arriva dicendo voglio fare il regista e poi capisce che invece vuole fare lo sceneggiatore. C'è uno che vuol fare il direttore della fotografia e capisce che vuol fare il regista. C'è uno che vuol fare il costumista e capisce che vuol fare lo scenografo. Insomma, devi seguire un film per capire. Esatto. Posso chiedere a Vanzina di una leggenda metropolitana che circonda la famiglia? Sì. È vero che le troupe fanno a gara a venire a lavorare con voi perché dormite negli stessi alberghi, mangiate nello stesso ristorante e prendete lo stesso cestino? Ma non solo, questo non sempre, sì, abbastanza, diciamo, sì, ma soprattutto le troupe hanno fatto a gara per anni a lavorare con noi perché noi finivamo prima degli altri. Gli altri finiscono alle 7 di sera e noi alle 4 tutti a casa. Cioè, avevamo le idee più chiare forse. Poi certe volte vengono male le cose, però. Bene. Allora, grazie. Grazie, Enrico. Grazie davvero. Grazie, Valeria. Grazie a tutti voi. E veramente grazie, mi sono divertito anch'io. Spero di non avervi annoiato. Assolutamente. Bene? Un bacio a tutti. Speriamo di riaverti. Grazie. Va bene. Grazie a voi, grazie ragazzi. Ciao, grazie. Fabrizio. Ciao. Eccomi, ciao Enrico. Ciao. Mi dispiace, ma domenica ti penserò e farò il tifo per la Roma. Ciao. Io per il Napoli. Ciao. Arrivederci, ciao a tutti. Allora,